Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa simpaticissima maglia ai ferri che ho deciso di chiamare maglia Costa d'Avorio. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il filato della Lizzy Linea Diva, lavorando però il filo a doppio, quindi due fili contemporaneamente, e ho utilizzato lo 01, che è questo colore quasi del panna. Per quanto riguarda i ferri, ho utilizzato i ferri del numero 5. Per una taglia S io ho utilizzato 3 gomitoli, però del terzo ne ho utilizzato veramente poco, mi è servito per finire un po' il pezzo dietro per fare le frange. Quindi per una taglia M vanno benissimo 3 gomitoli, per una taglia L vi consiglio 4 gomitoli. Come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito Incettando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. Se non volete usare il Diva, vi consiglio altri due filati, o il Caspa, e in questo caso ho lavorato un filo solo e i ferri del numero 5, o potete utilizzare il canna da zucchero. Anche in questo caso vi consiglio di utilizzare il filo a un filo, cioè di lavorare a un filo e di utilizzare sempre i ferri a 5, mentre se volete utilizzare il canna da zucchero Lux, in quel caso potete anche usare i due fili contemporaneamente e andare a lavorare con l'uncinetto con i ferri, scusatemi, del 5,5. Per quanto riguarda la lavorazione, si vanno a creare due pannelli, uno per il davanti e uno per il dietro. Naturalmente, per prendere le misure, fate prima tutto un piccolo campione, e io già adesso vi dico che per la parte centrale, per creare le frecce, io si hanno bisogno di 11 maglie, quindi per fare gli aumenti dovete andare ad aumentare la parte lavorata qui, quindi potete fare tanti aumenti quanto volete, non c'è bisogno di avere un multiplo, dovete solo stare presente che lo stesso numero di maglie che mettete qui deve essere uguale a questo. Qui dietro ho montato 61 maglie, per la parte avanti invece ho aumentato di 4 maglie, quindi invece di 61 sono andata a lavorare 65 maglie, proprio per averla un po' più morbida sul davanti, perché sul davanti abbiamo il seno e quindi la maglia tende più a stringere. La lavorazione, quindi questa lavorazione, io poi ho il motivo, l'ho ripetuto per 11 volte, non volevo una maglia troppo lunga, però voi potete fare la lavorazione anche più lunga, quindi fare una maglia più lunga o addirittura un vestitino. Terminato ciò, si vanno a cucire i due pezzi qui sul fianco e sui lati e sulle spalle, scusate, e una volta fatto ciò si vanno ad aggiungere le frange. Avevo fatto una versione con le frange già all'uncinetto, mi è piaciuta tanto questa idea perché comunque dà movimento alla maglia, che ho deciso appunto di ripetere la stessa cosa anche realizzando questa maglietta ai ferri, che spero che vi piaccia. E mi raccomando, come sempre, se desiderate realizzarla, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Incentando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Allora, prima di andarvi a spiegare come si realizza il nostro motivo, voglio dirvi alcune cose. Innanzitutto, noi lavoreremo non su un multiplo, nel senso che la parte centrale è quella lavorata, e per lavorare questa parte centrale vi occorrono 11 maglie, e questo è fisso. Per poter invece andare a calcolare la larghezza, dovete calcolare la parte rasata della maglia. Quindi io ho montato nel campione un 31 maglie, 11 che mi servono per quella centrale, 10 da quest'altra parte, 10 da quest'altra parte, che mi sono servite per calcolare quante maglie poi andare a mettere per arrivare alla larghezza che mi occorreva. La larghezza che mi occorreva era di circa 38 centimetri, in realtà mi serviva 40 centimetri, ma sapete che la maglia ai ferri tende a cedere molto di più rispetto alla maglia all'uncinetto, quindi invece di andare a fare 40 centimetri io mi sono fermata a 38 centimetri. Un'altra cosa però, quando vi andate a misurare la circonferenza del seno o dei fianchi, mi raccomando, se tipo avete 82 centimetri, non fate proprio diviso 2, ma mettete 2 centimetri sempre sul davanti. Quindi in questo caso io vi direi di far la parte dietro larga 40 centimetri e la parte avanti larga 42 centimetri, perché avanti avete il seno e diciamo un po' la pancia, quindi la parte avanti tende naturalmente a chiedere più maglie, quindi tenete presente anche questo. Per quanto riguarda l'andare a calcolare quante maglie mettere, perché io ho messo 31 maglie, 11 è fisso, e nel mio caso, lavorando a ferro a doppio, lavorando con i ferri del numero 5,5, diciamo che è quasi 7 centimetri, mentre i miei 10 le mie 10 maglie anche in questo caso sono quasi 7 centimetri, vedete,
sono quasi 7 centimetri e io ho calcolato una media di 7 centimetri, tanto come vi ho detto la maglia tende a cedere, quindi diciamo che sono 7 centimetri. Quindi io, contando questi e più questi, ho un totale di 14 centimetri. 14 più i 7 centimetri della parte centrale arrivo a 21 centimetri, ma io devo arrivare a 40. Quindi 7 centimetri sono fissi della parte centrale, dobbiamo andare a aumentare di questa parte. Quindi se 20 maglie mi corrispondono alla fine a 14 centimetri, se io monto 40 maglie avrò un totale di 28 centimetri, sempre suddivisi in 14 da questo lato e 14 da quest'altra parte, a cui poi bisogna aggiungere sempre 7 centimetri. Quindi dovete fare questo calcolo per poter capire quante maglie dovete mettere. Come vi dico, io non vi posso dire precisamente voi quanto maglie dovete mettere, perché come vi ho detto non so se lavorerete con il mio stesso numero di ferri, non so se lavorerete con due filati a doppio e se lavorerete con il mio stesso filato, quindi la misura può cambiare. Io vi consiglio di fare anche voi un piccolo campione, sempre di 31 maglie come ho fatto io, e di andarvi poi così a calcolare quante maglie ai lati dovete mettere per raggiungere la larghezza desiderata. Per quanto riguarda invece la lunghezza, io vi dico già che ho ripetuto il motivo per 11 volte, sono 10 giri che vanno sempre ripetuti. Anche in questo caso però dovete vedere voi quanto la volete lunga, quindi mi raccomando, io comunque per una taglia M forse vi vanno bene comunque 11 motivi, perché comunque io sono abbastanza alta, quindi se siete sotto 1,70 m io vi consiglio 11 cm anche se siete una taglia M. Comunque dovete calcolare un po' voi, ricordatevi sempre comunque di fare la parte avanti un po' più larga. Io nella mia parte avanti sono andata a montare 165 maglie, mentre per la parte dietro sono andata a montare 161 maglie, proprio per avere quelle 4 maglie in più sul davanti, in modo tale che la maglia non mi stringesse. Io ho dovuto aggiungere poche maglie perché sapete ho poco seno, quindi non ho bisogno di allargare tantissimo, però se voi avete bisogno di allargare molto di più vi consiglio di avere almeno una differenza di 10 maglie dal dietro rispetto al davanti. Detto ciò, io adesso vi faccio vedere come si realizza il nostro campione. E un'altra cosa, quando noi andremo a fare i 10 giri, in realtà vedrete che la parte avanti è questa, quindi qui dove ho la maglia rasata al rovescio e qui la mia freccia ce l'ho al diritto, ma quando andrò a cucire io invece ho preferito cucire la parte con la maglia rasata a diritto e invece la freccia al rovescio in questa maniera. Questo perché quando la lavorazione, vedete qui viene un po' in rilievo sul centro se andiamo a cucire in questa maniera, e non mi piaceva tantissimo, per questo quando sono andata a cucire ho preferito cucire in questa maniera, mettendo sul davanti la freccia al contrario, in modo tale che siano queste parti un po' più rilievo rispetto a questa e la maglia abbia più movimento e non sembra che davanti c'è questa cosa di rilievo. Però voi siete liberissima, se vi piace, di andare a cucire come preferite. Io, come vi ho detto, per andare a cucire ho preferito mettere la freccia al rovescio, quindi la maglia rasata a diritto sul davanti. Stessa cosa ho fatto qui dietro, vedete, ho la freccia al rovescio e la maglia rasata sul davanti invece che andare a cucire così come si presentava la maglia. Io però vi dico già che ho intenzione di utilizzare lo stesso punto per realizzare una stola, che a questo punto sarà una stola che potremo definire a double face, come preferite mettervela. Però lo farò con un filato più invernale e devo ancora decidere se fare soltanto una striscia centrale di frecce, perché questa è un appunto freccia, o se invece farne due, una in basso e una in alto e una casomai al centro, o soltanto una in basso e una in alto e lasciare la maglia rasata come parte centrale. Devo fare tre frecce, devo ancora un po' decidere, ma so che farò sicuramente una stola con questo punto in questo inverno. Detto ciò, allora andiamo a vedere come si realizza il nostro motivo. Per realizzare la nostra maglia io utilizzerò il filato a lizze diva, lavorandola a doppio. Infatti ho preso il filo sia dall'interno che dall'esterno. Lavorerò con i ferri del numero 5.5 e io nel mio campione ho montato 31 catenelle. La lavorazione questa volta non ha un multiplo, vi ricordo che la parte centrale conta 11 maglie e che le parti laterali servono per poter aumentare e arrivare alla larghezza che desiderate. Io nel mio pezzo dietro ho montato 61 maglie, nel pezzo avanti ne ho montate 65, in modo tale appunto da avere poi più larghezza nel pezzo avanti rispetto a quello dietro. Detto ciò, allora possiamo iniziare a vedere come si realizza questo motivo.
quindi posso iniziare a lavorare il mio primo ferro e io vado a fare le mie prime 10 maglie a rovescio. In questo caso nel campione sono 10, nel vostro caso sono tutte le maglie prima di arrivare alle 11 centrali. Quindi vado a fare le mie 10 maglie alte a rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un gettato, quindi faccio passare il filo attorno al ferro e vado a fare 4 maglie alte a diritto, scusatemi, 4 maglie a diritto, quindi 1, 2, 3 e 4. Prendo la maglia sul ferro sinistro, lo faccio passare a quello destro senza lavorarlo. Vado a prendere le altre due maglie sempre dalla sinistra e le vado a lavorare insieme a diritto. Quindi prendo 2 maglie, le lavoro insieme a diritto. Prendo la maglia che non avevo lavorato e la faccio cadere sul davanti. Adesso vado a lavorare 4 maglie a diritto. 1, 2, 3 e 4. E devo andare a fare un gettato. Come avete visto, io prima il gettato l'ho fatto in questa maniera, ma siccome io adesso dovrò andare a lavorare le maglie al rovescio, ho bisogno che il filo mi venga sul davanti del ferro, quindi farò in questa maniera, girerò al contrario il mio gettato e a questo punto vado a fare le mie ultime 10 maglie alte, le mie 10 maglie al rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ho terminato così il mio primo ferro. Secondo ferro, devo lavorare le maglie così come le trovo, quindi andrò a fare le mie prime 10 maglie lavorandole a diritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E lavorerò al rovescio le prossime 11 maglie, ossia quelle centrali. Quindi il gettato lo lavoro a rovescio e di nuovo tutte le maglie a rovescio per un totale di 11, perché sono 9 maglie lavorate a rovescio più 2 gettati lavorati anche quelli a rovescio. Quindi continuo a lavorare a rovescio. In questa maniera mi trovo dove ho l'ultimo gettato, lavoro anche l'ultimo gettato al rovescio e adesso lavoro le ultime 10 maglie a diritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ho terminato così anche il mio secondo ferro. Terzo ferro, lavoro le mie prime 10 maglie sempre al rovescio, quindi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E sono di nuovo nella parte centrale. A questo punto lavoro una maglia a diritto, faccio un gettato e lavoro 3 maglie a diritto, 1, 2 e 3. Prendo la maglia sul ferro sinistro e la faccio passare sul ferro destro senza lavorarla. Adesso lavoro 2 maglie insieme a diritto, quindi prendo 2 maglie e le lavoro insieme a diritto. Una volta fatto ciò, recupero la maglia non lavorata e la faccio cadere dal ferro. 3 maglie a diritto, 1, 2 e 3. Un gettato e vado a fare l'ultima maglia alta a diritto. Concludo il ferro andando a fare gli ultimi 10 maglie a rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ho terminato così anche il mio terzo ferro. Quarto ferro, di nuovo vado a lavorare le maglie così come si presentano, quindi andrò a fare 10 maglie a diritto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E adesso vado a fare le mie maglie centrali tutte a rovescio, quindi un totale di 11 maglie a rovescio. Quindi prima maglia a rovescio, gettata a rovescio, siamo a 2, 3, 4, 5, scusate, mi devo tirare un po' di filo, 6, 7, 8, 9, 10, che è il gettato sempre a rovescio, e 11. E vado a fare gli ultimi 10 maglie tutte a diritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ho terminato così anche il mio quarto ferro. La lavorazione ancora non si vede bene, ma fra un po' si vedrà meglio. Andiamo a fare quindi il quinto giro, scusate, il quinto ferro, che consiste nel realizzare le prime 10 maglie a rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mi ritrovo quindi nelle maglie centrali e devo andare a fare una maglia a diritto, una seconda maglia a diritto, un gettato, una maglia a diritto, una seconda maglia a diritto. Prendo la maglia sul ferro sinistro e la faccio passare sul destro senza lavorarlo. Prendo 2 maglie insieme e le lavoro a diritto.
recupero la maglia che non avevo lavorato e la faccio cadere sul davanti e continuo una maglia a diritto, una seconda maglia a diritto, un gettato, una maglia a diritto, una seconda maglia a diritto. Ho lavorato così, ecco adesso si vede un po' meglio, comincia la lavorazione qui al centro e quindi vado a terminare facendo le mie 10 maglie a rovescio, una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Abbiamo terminato così anche il nostro quinto ferro. Possiamo andare a fare il sesto ferro e il sesto ferro è quello di ripetere sempre le maglie così come vengono, le troviamo. Quindi andiamo a fare 10 maglie a diritto, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. E andiamo a fare le nostre 11 maglie a rovescio, quindi una, due, la terza che è il gettato, tre, quattro, cinque, sei, sette, l'ottava che è il gettato, 9 e 10. E andiamo a terminare facendo 10 maglie a diritto, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, 9 e 10. Abbiamo terminato così anche il nostro sesto giro. Andiamo a fare il settimo giro e di nuovo le prime 10 maglie le lavoriamo al rovescio, quindi una, due, tre, quattro, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A questo punto abbiamo le nostre maglie centrali e andiamo a fare una maglia a diritto, una seconda maglia a diritto, una terza maglia a diritto, un gettato, una maglia a diritto. Prendo una maglia dal sinistro, dal ferro sinistro, la porto sul destro senza lavorarla. Prendo due maglie insieme e le lavoro a diritto. Recupero la maglia non lavorata e la faccio cadere sul ferro. Una maglia a diritto, un gettato e vado a fare le mie ultime 3 maglie alte a diritto, le mie 3 maglie a diritto, quindi una, due e tre. Vado a fare le ultime 10 maglie a rovescio, una, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8,
9 e 10. Ho terminato così anche il settimo giro. Ottavo giro, lavoro le maglie così come si presentano, quindi vado a fare 10 maglie a diritto, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, e vado a fare le mie 11 maglie a rovescio, quindi 1 2 3, la quarta è un rovescio, è il mio, scusatemi, è il mio gettato, 5 6 7 8 9, il nono è un gettato, vado, lo devo rifare perché non ho preso entrambi i fili, 10 e 11. Termino il ferro andando a fare le mie 10 maglie a diritto, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Ho terminato così anche il mio ottavo giro. Restano da fare gli ultimi due giri, due ferri. Quindi vado a fare il mio nono ferro e vado a realizzare sempre le mie 10 maglie a rovescio, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, e adesso vado a lavorare 4 maglie a diritto, 1 2 3 e 4. Vado a fare un gettato, prendo la maglia sul ferro sinistro e la faccio passare sul destro senza lavorarlo, prendo due maglie insieme e le lavoro a diritto, prendo la maglia che non avevo lavorato e la faccio cadere sul ferro, un gettato, e vado a fare le ultime 4 maglie a diritto, quindi 1 2 3 e 4, e adesso lavoro le maglie a rovescio, nel mio caso 10 maglie, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Devo andare a fare il mio ultimo giro, ossia il mio decimo giro, e per lavorare il decimo giro lavoro le maglie così come si presentano, quindi vado a fare 10 maglie a diritto, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, lavoro le mie 11 maglie a rovescio, quindi 1 2 3
4 5 che è il gettato, 6 7 che è il gettato, 8 9 10 e 11 e vado a fare i miei ultimi 10 maglie a diritto, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 e abbiamo terminato così i nostri 10 giri che servono per avere il nostro schema. Ecco qua, vedete, qui si crea la freccia e questa è la parte di lato. Ora, quando noi andremo però a cucire, vi ricordo che io cucirò a rovescio, nel senso farò in modo che la maglia rasata al diritto si veda sul davanti e quindi le mie frecce si vedano al rovescio, invece di fare come dovrebbe essere questo il davanti. Io trasformerò, quando andrò a cucire la mia maglia, questa sul davanti e si ripete naturalmente al primo giro. Io vi consiglio di segnarvi su un'agenda i 10 giri da fare in modo tale da poter andare a riguardare ogni volta che dovete fare un giro e a segnarvi vicino quando vi fermate, in modo tale da non perdere mai il conto. Detto ciò, io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il mio motivo prima di arrivare poi a fare il secondo pezzo. E vi ricordo che in un pezzo monterò 61 maglie e in un altro pezzo monterò invece 65 maglie. Ho terminato di lavorare i miei giri e ho ripetuto il motivo per 11 volte, quindi dal basso verso l'alto ho ripetuto il mio motivo per 11 volte. Adesso dovrei iniziare il 12° motivo e quindi dovrei rifare il primo giro, ma andremo invece a chiudere le maniche e le maglie e le andremo a chiudere così come si presentano. Quindi io mi trovo le maglie a rovescio e le vado a chiudere a rovescio, quindi vado a fare la prima maglia a rovescio, seconda maglia a rovescio, prendo la prima maglia, la faccio cadere dal ferro e continuo. Allora vado a fare il rovescio, prendo la maglia precedente e la faccio cadere sul davanti. Quindi adesso che ho le maglie a rovescio, io chiuderò tutte le maglie lavorando a rovescio. Quando mi troverò al centro dove abbiamo fatto il nostro motivo, farò... Scusate, ogni tanto mi aiuto anche con le mani. Farò cadere le mie maglie sul davanti. Quindi per adesso continuo con rovescio. Appena arrivo sul davanti vi faccio vedere anche come farle cadere sul davanti. Quindi sono arrivata dove ho le maglie sul davanti, quindi vado a lavorare la mia maglia sul davanti. Prendo quella prima sul ferro che avevo lavorato in precedenza, la faccio cadere sull'avanti. Vado a lavorare la maglia sul davanti e a diritto e la faccio cadere. Quindi maglia a diritto, prendo quella precedente e la faccio cadere sul davanti. Maglia a diritto, prendo quella precedente e la faccio cadere sul davanti. Ancora maglia a diritto, prendo quella precedente e la faccio cadere sul davanti. Maglia a diritto, prendo quella precedente, la faccio cadere sul davanti. Ancora maglia a diritto e faccio cadere quella precedente sul davanti. E continuo così con tutte le maglie a diritto. Poi tornerò a lavorare le maglie a rovescio facendole cadere sul davanti, però lavorandole a rovescio. Questo permetterà di avere una chiusura più omogenea, vedete, in questa maniera. Terminato di chiudere tutte le maglie, io andrò a cucire naturalmente la mia maglia, vi dirò quanto l'ho cucita, quanto ho lasciato libero per gli scalfi e vi farò vedere poi come andare ad abbellire ulteriormente la nostra maglia.
Dunque, io ho terminato entrambi i miei pezzi. Vi ricordo che io il pezzo avanti volevo farlo più largo e infatti sono andata a mettere 4 maglie in più rispetto al dietro. Quindi ho messo 2 maglie in più per lato e ho fatto quindi i pezzi qui di lato 2 maglie in più rispetto a quelli dietro. Questo perché avendo sul davanti il seno e comunque avanti sia un po' di pancia o del genere, è meglio fare gli aumenti sul davanti e dietro invece lasciarlo più aderente. Questo in modo tale che la maglia si allarghi sul davanti ma non dietro e quindi si adatti maggiormente alle nostre forme. Ho lavorato comunque, come avevo detto, per 11 motivi e la mio pezzo, la mia maglia, mi è venuta lunga circa 57 centimetri. Per quanto riguarda le cuciture, una volta stirati i due pezzi sono andata a cucirli sulle spalle e ho cucito per 9 centimetri partendo dall'esterno verso l'interno da entrambi le parti. Per quanto riguarda invece la parte laterale, ho cucito per circa 37 centimetri lasciando quindi il resto della maglia aperta proprio per far passare le braccia. Ora non mi resta che far altro che andare a tagliare tutti i fili e voglio mettere sulle scalfi delle non mi viene il termine, le frange, ecco. Quindi andrò a mettere delle frange lungo le scalfi delle maniche, come abbiamo fatto per l'altra maglietta, quella fatta all'uncinetto. Quindi adesso io andrò a fare una manica o uno scalfo per decidere un po' quante frange andare a mettere in modo tale da darvi più indicazioni, altrimenti potete lasciare la maglia così com'è, fare un bordino con l'uncinetto, come preferite. Io, come vi ho detto, sotto non farò altro che andare a tagliare tutti i fili, ma voglio mettere delle frange appunto qui sulle scalfi delle maniche. Una volta cucita la mia maglia sono andata a mettere le mie frange, mettendole quindi nell'ultima maglia, e ne ho messe 2 alla volta, ossia 2 fili alla volta, per avere delle frange non troppo spesse ma neanche troppo sottili. E ho fatto la stessa cosa da questo lato, naturalmente mettendolo ai due lati ma lasciando la parte bassa qui vuota. Quindi le ho messi solo nei due lati e sono andata a metterle in ogni maglia. In questa maniera la mia maglia è terminata.